Buongiorno a tutti ragazzi, oggi facciamo un video un po' insolito che però, dato che è il mio principale lavoro, ci tengo a farlo perché mi immedesimo un pochino nei panni anche di chi guarda questi video, di chi guarda i video anche degli altri, diciamo, creator e di chi si affida a un coach online, e cerco di capire e di sviscerare quelle che sono le problematiche più grandi a cui si va incontro. Prima di iniziare il video vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciarci un bel mi piace e, se volete supportare il canale, di acquistare su Prozdis con il codice sconto Beverly10. Allora, il coaching online. Iniziamo intanto a dare una definizione generale, soprattutto un'inquadratura. Il coaching online non è, attenzione, non è per tutti. Se siete dei neofiti, se siete delle persone che hanno appena iniziato in palestra, è inutile che vi fate fare una scheda da un coach online e una dieta e poi andate in palestra e non sapete allenarvi. Sì, riproducete i movimenti scritti nella scheda, ma non sapete farli bene e soprattutto non riuscite a dare nemmeno effort, perché nessuno vi ha mai insegnato come ci si allena. È molto più sensato in quel caso investire dei soldi in un banale personal trainer, si spera qualificato e bravo, che vi insegni le tecniche, gli esercizi, la regolazione dei macchinari e vi insegni che cos'è la fatica e come ci si allena correttamente. Perché se voi leggete 4 esercizi su una scheda e non li sapete fare, non pensate che questi 4 esercizi sulla scheda vi portino poi al risultato. Bisogna imparare prima ad allenarsi e a saperli fare bene. Quindi, innanzitutto, il coaching online non è per tutti. Anche quando siete dei soggetti intermedi o per lo più anche avanzati, che vi sapete allenare bene, qual è il problema principale di chi fa questa scelta? Si pensa di affidarsi a una persona che abbia la grande pillola della verità. Tante volte si fanno 3 mesi con una persona, poi si cambia coach, 3 mesi con un altro, poi si cambia coach, 3 mesi con un altro. Cioè, una persona in 3 mesi fa malapena in tempo a capire chi siete voi e a conoscervi e a vedere i primi risultati, capire che approccio utilizzare su voi. Se voi dopo 3 mesi cambiate coach ogni volta, cioè, è un ripartire da zero, capito? Nessuno di noi ha la pillola della verità, perché, come dicevo anche in altri video, la soggettività sta alla base di questo sport. Se voi pensate di andare da un preparatore e che in 3 mesi vi stravolga, probabilmente non avete neanche tanta voglia di allenarvi e di investire del tempo nella vostra crescita. Quindi bisognerebbe dare il tempo a se stessi e a chi lavora con voi, a chi avete scelto, di impostare un percorso, non dico di lunghissimo termine, di anni, ma perlomeno di medio termine, per avere un quadro generale della situazione e portarvi dei risultati. Vi faccio un esempio molto stupido. Io mi alleno da 17 anni, in 17 anni di allenamento ho cambiato 4 preparatori. Questo non vuol dire che una persona deve fare 5 anni con lo stesso preparatore, perché magari non ci si trova bene, ma cambiare continuamente coach per avere la scheda di uno, la scheda dell'altro e poi cercare di autogestirsi sicuramente non vi porterà a un gran risultato. Terzo motivo per cui tante volte le persone non hanno risultati facendo il coaching online: si riceve il programma, poi si va in palestra, lo si fa vedere, come succede anche a me, al proprietario della palestra o al personal trainer della palestra, e gli si chiede: cosa ne pensi? Perché non vi siete fatti seguire da quella persona lì allora? Cioè, se voi pagate una persona per farvi un programma, poi andate da un'altra persona a chiedere pareri e l'altra persona non ha la benché minima idea di quello che è il vostro approccio e la vostra strategia, e vi fate correggere il programma, perché avete pagato quella persona? Cioè, è un controsenso incredibile. Cioè, se vi affidate a una persona, qual è l'unico metodo che avete per valutare il lavoro di quella persona? Fare al 100% quello che vi dice. Avete 1 mese di tempo? 3 mesi di tempo? Fate al 100% quello che vi dice e vedete se vi porta a un risultato. Se vi porta a un risultato, bene, questa persona sa fare il suo lavoro. Se non vi porta a niente, questa persona non sa fare il suo lavoro. Ma non potete valutare una persona se voi fate le cose a metà, o tanto più se ve le fate correggere da altra gente.
cioè non potete mischiare le cose e poi dare una valutazione a chi vi segue. Quarto motivo, è veramente molto 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 raro che chi si affida poi a un coach online sia preciso in quello che deve fare. In tantissimi anni che faccio questo lavoro mi è capitato pochissime volte che le persone siano precise al 100% con la dieta, che facciano il cardio precisamente quando devono farlo e che si allenino precisamente quando si devono allenare. Diventa difficile così, ragazzi, cioè, e poi non potete dare la colpa a chi vi segue se il risultato non arriva. Cioè, la dieta è difficile, ma è fondamentale per arrivare al risultato, anche perché per lo più le persone che si affidano ai coach online è 9 volte su 10 o per dimagrire, e si parla solo esclusivamente di precisione nella dieta, o di crescere, e c'è la precisione nella dieta e in più anche la capacità di sapersi allenare forte. Quindi se viene a mancare questo aspetto è inevitabile che il risultato viene notevolmente influenzato. Il mio consiglio sinceramente sarebbe di trovarsi una persona che vi ispira fiducia, con cui voler investire un periodo di tempo di almeno 6 mesi per vedere un minimo di risultato e cercare di fare il meglio possibile in quei 6 mesi per poi valutare l'operato di questa persona. Cioè, ci sono tante persone che ancora vogliono fare la scheda mensile per poi andare avanti da soli. Cioè, ragazzi, io capisco che il coaching purtroppo non sia alla portata di tutti, mi rendo conto e assolutamente non giudico, ma se volete avere un certo tipo di risultato dovete avere una persona che sappia fare questo lavoro, che vi monitori, e non pensate di fare le cose fai da te, perché 9 volte su 10 veramente più con la dieta che con gli allenamenti ci si rovina e si creano più danni che utili, sia dal punto di vista ormonale che metabolico. Quindi il coaching online perché non funziona? Non funziona in gran parte perché non siete precisi voi, perché voi non vi fidate della persona a cui vi affidate, non gli date il tempo di potervi portare al risultato e ascoltate anche pareri altrui. Questo è il motivo principale. Il secondo motivo è perché tante volte purtroppo questo settore è talmente infastidito da persone incompetenti che è anche difficile capire e scegliere da chi farsi seguire. Quindi io, piuttosto che, come succede tante volte, ricevere il messaggino copia e incolla "ciao, info e prezzi coaching online", che poi inviate magari a 50 persone diverse e chi vi fa il prezzo più basso lo scegliete, io inizierei magari a seguire quelle 50 persone, a vedere che tipo di contenuti portano, a vedere che tipo di risultati ottengono i ragazzi che vengono seguiti da quelle persone, e poi dopo un'attenta valutazione scegliere chi può sembrare il più affidabile, il più serio e il più professionale, invece di guardare solo ed esclusivamente al prezzo, che tante volte è indicatore solamente magari di non so come dirlo in maniera non denigratoria, scarsa qualità, diciamo così. E niente, non voglio diventare troppo prolisso, però ci tenevo a fare questo video perché tante volte so che non è semplice scegliere la persona adatta, non è semplice avere pazienza, nessuno ce l'ha, vorremmo tutti tutto quanto subito, e invece questo sport purtroppo non funziona così. È come pretendere di iniziare a giocare a basket domani e essere nell'NBA tra un anno, cioè non ha veramente alcun senso. Ci vuole tempo per imparare a conoscere se stessi, il proprio corpo, e iniziare a migliorare. Detto questo, scegliete le persone con cui interfacciarvi con attenzione, e quando l'avete scelta fate al 100% quello che vi dice quella persona, perché è l'unico modo che avete per poter valutare il suo lavoro. Non sentite pareri di altri, non ascoltate il gym bro della palestra, perché altrimenti il gym bro della palestra faceva il preparatore, e tantomeno il PT della palestra che fa le schede a 10 euro, perché altrimenti la scheda ve la facevate fare da lui a 10 euro e risparmiavate anche. Quindi il più delle volte chi critica metodiche, ecco, questo qui è un altro discorso su cui voglio spendere del tempo. Quando tante volte mi capita che vengono dei ragazzi a chiedermi pareri sul lavoro altrui,
cioè mi arrivano con la scheda, ah sono andato da Tizio, mi ha fatto questa scheda, cosa ne pensi? Non penso niente. Cioè, pronunciarmi sul lavoro di altre persone, quando io non so che piani abbiano, penso che sia la cosa meno professionale che una persona possa fare, è proprio la cosa peggiore, proprio già da lì capisci che hai a che fare con una persona che non è professionale, ma che magari critica solamente perché spera di rubare il cliente e quindi spera che poi voi vi facciate seguire da lui e lasciate il vostro attuale coach. Io non mi sono mai permesso di giudicare il lavoro degli altri. Hai scelto quella persona? Cioè, perché mi chiedi a me cosa ne penso? Segui quello che ti ha detto, valuti, poi in caso cambi. Chi invece non ha questo approccio, in primis non è professionale, in secondo luogo 9 volte su 10 vuole semplicemente che voi iniziate a farvi seguire da lui, quindi farà di tutto per mettervi in testa che quelle cose sono sbagliate, che non vanno bene per voi, e se ti facevi seguire da me io te la facevo a meno, e di qua e di là, e tanto lo sapete che se ci pensate bene in fondo quasi a tutti è successo così. Non ho, penso, nient'altro da dire, e spero che il discorso sia stato chiaro e valutate bene da chi farvi seguire. Un abbraccio.